Giovanni Pico della Mirandola nasce da famiglia principesca il 24 febbraio del 1463 e muore nella leggenda all'età di 32 anni a Firenze il 7 novembre 1494. Dotato di una memoria tanto prodigiosa quanto proverbiale, rivelò precocemente una straordinaria capacità di apprendere, che gli diede un'ansia tumultuosa di abbracciare tutto lo scibile umano. Sia a 14 anni studiò diritto canonico a Bologna, Ferrara, poi Padova e infine Firenze lo completarono nell'analisi della filosofia scolastica, aristotelica e infine platonica di Marsilio Ficino, alla corte di Lorenzo dei Medici, sotto l'influenza di Poliziano. Insofferente alle eleganze linguistiche del latino, si trasferì a Parigi tra filosofi e teologi della Sorbona. A soli 23 anni gli parve il momento di proporre la sintesi delle sue meditazioni in una tesi da esporre ad un convegno realizzato a sue spese per il 7 gennaio del 1487 a Roma. Novecento tesi da discutere in un lavoro riassuntivo che evidenziava una possibile concordia fra le varie filosofie, sottolineando il divario tra filosofia e religione. Risultato, il convegno non ebbe luogo e si aprì un processo per eresia nei suoi confronti e una successiva sottomissione nel luglio dell'87. Di indole ribelle, espresse liberamente il proprio pensiero, cercò la fuga in terra francese e venne arrestato nei pressi di Lione. Liberato dalle clamorose proteste parigine, fu obbligato a tornare in Italia, accettando l'invito di Lorenzo dei Medici e in terra amica attese la soluzione che gli verrà da Papa Alessandro VI, il 18 giugno 1493. Vivrà ancora poco più di un anno nel conforto del Savonarola. La signoria dei Pico resisterà a celebri assedi fino al 1711, quando passò al dominio estense. Tre anni dopo un fulmine fece esplodere la polveriera e con essa buona parte del castello che costituiva la Reggia dei Pico. Completamente restaurato, è stato riaperto al pubblico il 4 giugno del 2006. Il museo si articola in 12 sezioni più uno spazio per la didattica museale, archeologia, committenze religiose, la numismatica, Mirandola e Pico fino all'inizio del XVIII secolo, l'illustre parentela con i principi di Casa d'Este, i ritratti tra 700 ed 800, la stanza della musica e molto altro da suscitare meraviglia. Ogni sezione è contraddistinta da criteri di coerenza tipologica, fornendo un ricco spaccato del patrimonio storico ed artistico cittadino per creare uno spazio vivo nella memoria. Mirandola, questa splendida cittadina della bassa modenese, si disegna su pianta ottagonale nella struttura di città-fortezza. Tutto è ancora rivolto alla famiglia dei Pico. Racconta una leggenda che nell'inverno del 1510 i cittadini di Mirandola, in previsione dell'assedio da parte delle truppe di Giulio II della Rovere, portarono entro le mura del loro borgo quanti più maiali possibile per poter affrontare senza privazioni una lunga battaglia contro il nemico. Ma le bestie erano troppe, così il cuoco ne macellò un buon numero ed utilizzò la pelle dello zampetto per insaccarvi le carni più pregiate. Fu così che nacque il celebre zampone di Mirandola. Alla casata di Pico si deve la costruzione di importanti edifici storici del centro, il palazzo municipale, il complesso del castello, la chiesa di San Francesco, quella del Gesù, voluta da Alessandro I in occasione dell'investitura a Duca della Mirandola e rimasta incompiuta nella facciata. Al suo interno conserva opere della locale scuola d'intaglio.
Una pista ciclabile presenta ampie porzioni, un tempo occupate da paludi e acquitrini. A seguito di successive bonifiche, questi terreni sono stati prosciugati e destinati ad un utilizzo agricolo. Le valli mirandolesi rappresentano oggi una realtà di notevole interesse naturalistico. L'appassionato di natura potrà compiere rilassanti escursioni in un autentico tempio del birdwatching. Recentemente le politiche agricole e ambientali hanno fornito la possibilità di recuperare edifici storici quali i caratteristici Barchessoni. Sulle tracce di Pico della Mirandola ripartiamo alla volta di Carpi, nel Modenese, antica residenza della famiglia di Alberto III Pio, figlio di Pio di Savoia e Caterina Pico, nipote del grande filosofo, teologo e umanista italiano. Al castello troverete uno scrigno suggestivo, immensamente ricco di preziosi tesori, dove le immagini suscitano emozioni superiori a mille parole. Questo nostro viaggio nel tempo è un esempio di come sia possibile rimanere rapiti da un territorio che regala il desiderio di conoscere, approfondire, cercare tesori della storia e completare la fame di sapere che ci invade entrando. Forse la stessa che ci ha invitato alla ricerca di un paesaggio d'autore.